Studio 7 TV e Sport Piceno Game presentano l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Sono stati anni intensi, sia a livello personale sia a livello lavorativo. Continuo a insegnare in università, sono cambiati un po' i corsi che faccio, sono aumentati. Io insegno principalmente all'Università Cattolica di Milano e quello lo facevo già 3 anni fa. Insegno alla NABA e anche quello lo facevo già 3 anni fa, però sono emerse varie altre collaborazioni, master, eccetera. Ho pubblicato diversi altri libri, quindi non solo questo, ma anche varie altre cose, come sempre soprattutto sui videogiochi, però ogni tanto entro anche in altri settori, per cui man mano si va avanti, si prosegue, tutto molto bene. Ecco, una novità è che ho un canale YouTube, ancora piccolino, ha 2000 iscritti, però quando ho un po' di tempo mi metto a fare qualche video dove parlo di videogiochi e dintorni. Ah, il libro nasce intanto dalla mia passione per tutti i giochi di From Software e di Hidetaka Miyazaki, quindi dopo aver giocato Elden Ring mi sono detto: ma vediamo un po' cosa c'è dietro, visto che io insegno in università, mi occupo di videogiochi. Mi sono detto: facciamo un po' una ricerca bella estesa su quello che Miyazaki ha voluto raccontare con questo suo gioco. E quindi sono andato a prendere tutte le fonti che lui ha utilizzato e che ha dichiarato. Fonti che molte persone hanno trascurato. Quindi si parla per esempio di un saggio sull'occulto scritto da Colin Wilson nel 71 e che trovi pochissimo citato in giro, eppure Miyazaki stesso ha detto: io mi sono ispirato a quello per Elden Ring, così come il romanzo Eternal Champion di Moorcock. Quindi sono partito da questo materiale, ho anche raccolto tutte le interpretazioni del gioco, perché online si trova tantissimo quella che è la lore di Elden Ring, cercare di capire qual è la storia di questo mondo, cosa c'è dietro, ed è tutto giusto. Ma la domanda è: una volta che sai la lore, una volta che la conosci, cosa te ne fai? Beh, l'idea sarebbe quella di cercare di capire qual è il messaggio che l'autore del gioco vuole effettivamente trasmetterti, qual è l'interpretazione di questo gioco, che non è univoca, ce ne sono tante che possiamo andare a vedere, e quindi l'idea è stata proprio quella di raccoglierle, commentarle, ampliarle, e così è nato questo libricino qui che sta dando parecchie soddisfazioni. Lavorare con i videogiochi è intanto il nome di un altro libro che ho scritto con questa casa editrice bibliografica, che fa tutta una serie di testi sull'introduzione al mondo del lavoro.
Quindi l'idea in questo caso è stata: parliamo un po' a 360 gradi di quelle che sono le professioni nel mondo dei videogiochi, quindi tutte le figure che creano videogiochi, ma anche quelle che ruotano intorno a questo mondo in altre forme, quindi che comunicano il videogioco, tanto per dire, ma si può parlare anche di psicologia dei videogiochi, di arte videogiochi, di tante altre cose che vanno in questa direzione, perché c'è effettivamente bisogno di capire tutto questo. Anche di recente sono stato, tanto per dire, invitato all'Accademia di Belle Arti di Catania a fare un incontro proprio su come entrare nel mondo dei videogiochi in ottica lavorativa, perché per tante persone è un sogno, ci sono anche delle belle prospettive lavorative, però dall'esterno non è sempre facile capire come entrare in questa realtà. Sono uno sceneggiatore, uno scrittore, mi occupo principalmente di quello che succede con la musica nei videogiochi, ma anche e soprattutto di quello che è l'universo Disney, quindi cercando di studiare quelle che sono le motivazioni legate ai film Disney e anche quello che è stato il percorso intrapreso proprio da Walt Disney nell'arco della sua carriera. Sì, ho con me tre libri che sono un fumetto, un saggio e un romanzo. Parto dal fumetto, vado in ordine, uscito nel 2022 per Tora Edizioni, si intitola The Concert Feature, la fantasia di Walt Disney. È un fumetto, una graphic novel con la quale ho voluto raccontare quella che è la storia di fantasia, il più importante a livello di storia e di produzione film della Disney realizzato sotto la guida di Walt Disney. Ho deciso di farlo a fumetto perché Walt Disney voleva raccontare la musica in un modo in cui tutti quanti potessero capirla e vederla, e quindi ho pensato che il fumetto fosse il modo migliore per aiutare chiunque volesse sapere di più su fantasia e su quella che è la musica di Walt Disney, questo fosse il modo migliore in assoluto per poterlo vedere e visualizzare. Poi qui abbiamo L'aria del cristallo, è un saggio, nonché il primo e attualmente unico saggio di ludomusicologia in Italia. Che cosa significa ludomusicologia? È il domandarsi il perché della musica nei videogiochi. Quindi utilizzando quella che è l'opera di Nobuo Uematsu in Final Fantasy, sono andato ad analizzare non solo l'evoluzione della musica nell'arco degli anni, dagli anni 70, quindi da Tomohiro Nishikado fino ad oggi, passando anche per Sakamoto, fino ad arrivare a quello che è il lavoro che ha fatto Uematsu nelle varie annate di Final Fantasy, con grande attenzione a quelli che sono i capitoli da Final Fantasy 6 fino al Final Fantasy 10. E infine questa è la nuova edizione del mio primo romanzo, pubblicato in prima edizione nel 2019, adesso disponibile alla sua terza edizione, pubblicato da Polignani e James Hook, il pirata che navigò in cielo, libro del quale nel 19 ho ceduto anche i diritti per l'adattamento cinematografico, ed è un prequel, attualmente l'unico prequel esistente al mondo, sulla storia di Peter Pan, incentrata su Capitan Uncino. James Matthew Barry non ci ha mai raccontato in che modo James Hook sia arrivato all'isola che non c'è, non ci ha mai dato degli elementi al di fuori di alcuni punti cardinali, come il fatto che fosse stato il Nostromo di Barbanera, personaggio realmente esistito, o che avesse studiato a Eton, il college degli inglesi reali, dei reali inglesi. Quindi dopo aver passato 3 settimane a Crowthorne, un paesino nel Berkshire in Inghilterra, a misurare un po' quelle che potevano essere le distanze e i percorsi fatti dal giovane James, ho deciso di scrivere la mia storia e raccontare tutto quello che è successo a James prima di diventare Hook. Beh, sono 18 anni che lavoro nell'industria del videogioco, ho pubblicato 3 videogiochi, ne stanno per arrivare degli altri, quindi sì, sono decisamente un nerd, soprattutto se nerd risponde alla definizione di persona che si appassiona morbosamente a qualcosa. Sono decisamente un nerd. Un videogioco che mi ha molto scosso l'anima è stato Final Fantasy X. Anche perché ero molto giovane, andavo alle scuole medie e non mi aspettavo effettivamente di trovare quella storia. È una storia che ancora oggi continua a sconquassarmi e mi diede davvero tanto a cui ragionare, ed è forse il gioco che mi ha fatto capire che avrei voluto in tutti i modi e a tutti i costi lavorare non solo in quell'industria, ma anche con la creatività e con lo storytelling, per arrivare a raccontare storie che potessero essere emozionanti come quelle di Final Fantasy X. Un saluto dalla prima edizione del Pescara Wonderfest, con la speranza di rivederci qui il prossimo anno. Ciao! Pescara Wonderfest 2024, mi chiamo Nel Caringi, sono un fumettista, adesso sto per tenere una bellissima intervista con Pietro. Quindi questo qua, di giallo 9,
per Leviathan Labs, che è un fumetto rivista horror stile anni 90, dove io ho realizzato una storia di 14 pagine che si chiama L'ultima superstite, scritta da Mario Moschera e disegnata da me. E quindi ragazzi, datelo subito a recuperare, perché se no offendo vi vengo a trovare poi. Allora, mi è iniziata da piccolo, quando mio padre è venuto con uno scatolone di Dylan Dog, me l'ha messo sopra la scrivania, io l'ho preso, mi sono rimasto appassionato e ammaliato da questo bianco e nero bellissimo, e da fin da piccolo appunto il mio sogno è vedere scritto su un fumetto il mio nome. E in realtà ce ne sono vari. Uno molto impegnato che sto facendo è questo qua, della quale però non posso dire niente, se non che è per Calle Edizioni, che è un editore italiano, e vedrà luce nel 2026. Perché appunto è lungo, ci vorrà tanto tempo nella lavorazione. Allora, io il consiglio che dico a tutti, e che dicono anche quelli più bravi di me, è disegnare. Cioè, poi andate a cercare le critiche, perché sono le critiche che vi fanno crescere e vi, diciamo, vi portano a eccellere. Sì, c'è un fumettista francese bravissimo, che io stimo e incoraggio, e poi tra l'altro è un autore che a me mi ispira particolarmente, che si chiama Mattia Luffré, e vi consiglio a tutti quanti di andarlo a cercare. Bene, allora ragazzi, venitemi a trovare al Pescara Wonder Fest, perché ci sono solo per oggi ancora, e recuperate Giallo 9 se ne avete la possibilità, ribadisco, lo trovate in acquistabile sul sito del Leviathan Labs, e niente ragazzi, un bacione e buona fiera. Scriveva nei copioni. Io sono sempre stata una, insomma, una di quelle che è molto ironica, autoironica, per natura e per necessità. Però sono anche una leggermente vendicativa. E quando dopo tanti anni io e Paolo Villaggio siamo stati ospiti nel salotto di Barbara D'Urso, quando lei, sempre con il cuore in mano, mi ha chiesto: Paolo, ma in che modo hai scelto Anna per fare la parte della Sylvain? Lui invece, senza cuore, ha risposto: ho scelto Anna come si sceglie un cesso. Allora io ho risposto: davvero? Un cesso però sul quale avresti appoggiato volentieri il tuo culo? Ma ti ringrazio, Paolo, qualsiasi siano state le cose che hai detto sul mio punto, perché tutte queste cose che tu hai detto mi hanno regalato il futuro, che è cominciato la mattina alle 6 in una sala trucco. Io ero seduta davanti a una porta, davanti a uno specchio che mi rimandava un'immagine poco rassicurante. Dietro di me c'era Luciano Salce, neanche lui era bellissimo, però lui era già Luciano Salce e se lo poteva permettere, e tutte e due aspettavamo l'arrivo di Gianfranco Mecacci, uno dei più grandi toccatori cinematografici, un toscanaccio, nel senso migliore della parola. Per toscanaccio intendo quelli che ironizzano sugli altri ma ironizzano anche su se stessi, che finalmente giunge stracarico dei pennelli, 30 in tasca, si affoggia allo stipito della porta. Ma tu perché sono? Sta a fare un altro spettacolo? Perché sono un sottoposto. No. Allora,
fatto così, quando va deve suonare. Ma io invece devo parlare e voi dovete applaudire, prego. Il toccatore si appoggia allo stipite della porta e Salce, guardando qui attraverso lo specchio, parla con lui e dice: vedi Gianfranco, io vorrei che tu, attraverso il trucco, mi rendessi questa ragazza, scusa cara, un po' bruttina. E mi cacci il sito. E Salce continua: allora mi cacci, te lo ripeto, io vorrei che tu attraverso il trucco mi rendessi questa ragazza, scusa cara, molto brutta. E mi cacci sempre il sito. E Salce insiste: senti Gianfranco, te lo dico per l'ultima volta, non te lo dico più, io vorrei, porca miseria, che tu attraverso il trucco mi rendessi questa ragazza, scusami cara, un mostro. Finalmente Micacci si sveglia dal suo torpore, guarda me, poi guarda Salce e dice: dottore, per me gli è bella che è pronta. Teatro, un applauso, non si rinuncia mai, ma questo non è che mi abbia consolato molto, perché vuol dire che il truccatore mi ha dato ragione. Comunque io, bella che pronta, sono andata sul set e con grande emozione ho cominciato a girare, però era mezzogiorno e a mezzogiorno sul set c'è l'angolo intitolato l'angolo del ristoro, dove ci sono, cioè, il famoso cestino dove tutto c'è il cibo e tutte le varie bevande, e io ondeggiando sensualmente sui tacchi della Silvani mi avvio verso questo angolo e lungo il percorso incontro una comparsa, un signore molto carino con i capelli bianchi che aveva preso una specie di tavolino sul quale aveva messo il cestino e vicino un fiaschetto di vino. Io lo guardo con simpatia e continuo e sento però che lui mi fa: au! Sì? Se ero cieco ti potevo amare. No. Così, ma poi si permette, lei non può parlarmi così. Ah no? E chi sarai mai? Io sono un'attrice, sono una cantante, insomma sono un artista. Sei tutte queste. Ammazza quanto siete brutte. Ammazza quanto sei ubriaco. Sì, ma a me domani mi passa. Mi siete accorti che tra me e Silvani c'è una sorta di simpatia, di antipatia, di amore, di odio. E questo mi consente delle volte di passare davanti allo specchio da questa familiarità che ho con lei ormai da 20 anni e guardandomi proprio per questa familiarità chiedere: come stai? Ma come si chiama la Silvani? Me lo siete mai chiesto? No. E allora, perché quella signorina alla quale Paolo Villaggio ha regalato l'immortalità e che io, riconoscente e in debito, continuo a mantenere e mi appartiene. Allora, così, non so se vi ricordate la scena della Bianchina dove lei sputava nella scatoletta del vino, così come lei ha sputato nella scatoletta, io posso sputare allo specchio e dirle: ti conosco, ti riconosco, tu sei Anna Silvani, ecco, l'ho trovato il nome della Silvani. E quindi posso continuare tranquillamente, senza che nessuno mi disturbi, a fare i miei... Sì. Volete sapere com'è nato questo fatto della buzza? Paolo, nonostante fosse un grande artista, era però un po' stonatello e voleva sempre, venendo nella mia blog, che io gli cantassi le canzoni di Fabrizio De André, suo grande amico e conterraneo, e ce n'era una in particolare che gli piaceva, Bocca di Rosa. E chissà, una volta,
chissà, forse presa, soggiogata, posseduta dallo spirito di quella puttana, io le ho regalato la stessa ansia di amplessi con un gesto adescante, quello appunto. E ma il labbruzzo della Simbani nasconde una verità terribile. La Simbani poteva cantare. La chiamavano bocca di rosa, mettiva l'amore, la chiamavano bocca di rosa, mettiva l'amore sopra ogni cosa. C'è chi l'amore lo fa per noia, c'è chi lo fa per professione, bocca di rosa nell'uno e nell'altro, lei lo faceva per passione. Ma la passione spesso conduce a soddisfare i propri voglia, senza indagare se il corpo punto ha il cuore libero oppure ha moglie. Sai, un cesso biancastro è immondo e puzzolente. E non poteva certo sposare la Silvani, perché allora c'era il divorzio. Anche la Silvani pensava al matrimonio, anche senza amore, non ne fregava niente. Anche senza amore, perché per lei il matrimonio eventuale avrebbe rappresentato una sua condizione di sicurezza. Unica condizione, una situazione economica brillante. Io non amo ficcare il naso nei fatti degli altri, soprattutto nei fatti sentimentali e soprattutto in quelli delle donne. Allora, prendendomene appieno la responsabilità, chiedo direttamente alla Silvani. E signorina Silvani, lei che cosa pensa del matrimonio? Sia ben chiaro che io non penso alla casetta, due locali, più servizi, molte rate e pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figli senza moglie, di moglie senza sbaglio, di 1100 fiori lungo i viali, con i vetri appannati di bugie e di fiati, lungo i fossati della periferia. Caro, non mi sembra, diciamo così, l'amore, non ho detto a fare quattro passi e nemmeno a scambiarci qualche bacio. E caro, dove si va? Diciamo così, a fare l'amore, dico proprio quella cosa che tu sai e che a me piace, credo quanto a te. Vanno in coppia i nostri simili quest'oggi, per le scale e nell'odore di pelosi albergatori. Ma chissà, l'amore c'è, forse amore anche la fretta tutta fibielaccia per lividi, nella nebbia gelata e sull'erbetta, un occhio alla lambretta, l'orecchio con i tocchi, che suonano da un borgo la novena e una radio lontana che ha le vostre due vite dai risultati delle ultime partite. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare l'amore. Tu sai bene che io non sono. Questo mondo di noi non ha bisogno. Caro, dove
sempre più difficile. Amore mio, non dare la colpa a me, ma non possiamo dare la colpa a Fantozzi di essere sempre tanto innamorato della Silvani e finalmente riesce ad ottenere un appuntamento, non so se ve lo ricordate, quello al ristorante giapponese dove Fantozzi, unto di latina e non male orante di dopo barba, aspetta con ansia la Silvani che finalmente giunge travestita da Madama Butterfly e ha tra le braccia il suo cagnolino prediletto Chirurgo, lucidato per l'occasione, e in testa del quale ha messo un fiocchetto sulla cappuccetta. Fantozzi educatamente prende il cagnolino dalle braccia delle Silvani e lo dà a una cameriera. E siccome non capisce niente di italiano, lui tenta mimicamente di farle capire che cane, dog, fame, anche lui mangia. La cameriera non ha capito niente, prende il cane e lo porta in cucina. Oh, la prima parte della serata non funziona molto perché Fantozzi è costretto a mangiare il sushi che gli fa schifo, pena il taglio delle mani, e a bere il sake che gli fa uscire tutto il fumo dalle orecchie. Finalmente a metà serata arriva un cameriere con un enorme vassoio sopra il quale c'è un enorme coperchio e la Silvani trilla: ah, finalmente un po' di carne. Il cameriere solleva il coperchio e la Silvani riconosce in quello scheletrino affumicato con il fiocchettino sulla capoccetta il suo cagnolino e si abbatte sul vassoio urlando: Pierugo, Pierugo, Pierugo! Grazie al cagnolino. L'altro appuntamento riesce ad averlo a Cortina, non so se ve lo ricordate, dove la Silvani, vestita di bianco come la il dottor Silvani, arriva malvolentieri soltanto per rispettare il volere della signora Pina, la moglie di Fantozzi, che in cambio di qualche gioiellino avrebbe voluto che la Silvani potesse dare gioia al gioiellino di suo marito. Ma quel gioiellino, che non aveva mai reso felice la signora Pina, con la Silvani diventa mostruosamente erculeo, tanto da farle gridare uscendo dal bagno con le mani alla presbitero: li mortacci che me son persa per 30 anni. Allora, i principali personaggi ve li ricordate? Ce n'è uno però che forse vi ricordate più di tutto perché era più bello di me. Era Plinio Fernando che faceva la parte di Mariangela. Era sicuramente più bello di me. Oh, Fantozzi sapeva benissimo che Mariangela, la sua bambina, non era bellissima, però essendo il padre doveva rispettare questa sua condizione e un giorno decide di iscriverla al concorso Bimbi Belli. La porta in teatro, si siedono in platea aspettando il turno di Mariangela. A un certo momento si sente una voce dell'altoparlante che urla: Mariangela Fantozzi, numero 100! È uno dal pubblico: ma quale 100? Quello è numero cesso! Ma quella non è una bambina, è una babbuina! E le tira le babbanana, tutte le bucce, tutti in coro: cinta, 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 cinta! Tanto che Fantozzi, da buon padre, sale sul palcoscenico e dice a Mariangela: Mariangela, dammi la zampa e andiamo via. Per la strada però la bambina incuriosita chiede al papà: mamma, perché fa la mamma così? Non so se viene incomodante. Mamma,
ma perché mi chiamavano Cheat? Cheat, Cheat, come volevano dire? E Fantozzi, attraverso le sue parole, compie un atto di grande amore e dice: bambina mia, ti chiamavano Cheetah per farti un complimento, perché Cheetah Hayworth era una grande attrice. Allora, il nostro incontro credo che sia stato piacevolissimo, ma credo che sia terminato. Però c'è sempre da denigrare la Silvani, poveraccia, da denigrare l'impotenza di Fantozzi, la bellezza della figlia, la simpatia di Filini e anche della moglie di cui abbiamo parlato. Oh, però per un attimo vorrei fare un piccolo pensiero verso Fantozzi. Mi piacerebbe un giorno incontrare Fantozzi e cercare di sedurlo, ma questa volta sul serio, di sedurre quel piccolo uomo col basco blu in testa e le mutande a scellare, perché credo che Fantozzi sia stato l'unico uomo che mi abbia veramente amato. Amato me, che sono una passa tra la folla che non sa dove sei perduto e ti cercherò, ti chiamerò, ti chiamerò. Sguardo servo, non sei tu. Studio 7 TV e Sport Piceno Game hanno presentato l'intervista di Pietro, ospite della puntata. Oh,
storie, amori, ogni stendo, una scoperta, ogni sorriso, un tesoro. Pescara Wonderfest, il luogo che ci scalda il cuore. Pescara il cuore. Pescara spettacoli, un mondo che ci appartiene. Ci perdiamo nel divertimento, ogni passo una sorpresa, ogni volta un momento. Spettacoli che incantano, storie che fanno sognare.